Savini torna alleato principe di un notaresco a cui basta. La rete di Vittorio Esposito nel classico gol dell'ex per piegare la resistenza di un Fano che capitola per l'11ª volta in stagione. Partita brutta, specie nel primo tempo, moduli speculari e la sensazione di non voler osare più di quanto sarebbe lecito per non lasciare lo scalpo all'avversario. Pallone di casa senza mai influenzato e senza spunti nei primi 45 minuti dominati dai tanti. Troppi errori in fase di impostazione che rendono lo spettacolo davvero povero. A ravvivarlo senza fortuna ci prova Serges con il diagonale troppo stretto, mentre a Pampano sul lato opposto, 10 minuti dopo, manca il momento dell'assist verso il centro. A fine tempo gol annullato a Dorato, sostituto Di Maio, partito in offside al momento del servizio di Fredrik. Tutto qua il primo tempo. Musica solo leggermente migliore in una ripresa nella quale Valenti fa capire che il notaresco vuole provarci. Olivieri attento nella respinta. Preludio questo al vantaggio di casa che arriva al minuto 57, quando Dorato in veste di assist man chiama il rigore in movimento di Esposito che batte Olivieri e ferma il gol che deciderà l'incontro. Il Fano a questo punto, non avendo più nulla da difendere, prova a rimettere subito la gara in equilibrio e quasi ci riesce a stretto giro. Licaxio, entrato nel primo tempo per Herrera, indirizza il sinistro verso Shiba, bravo nella ribattuta ma che sarebbe stato inerme sul tap-in, che invece variale, sparacchia le stelle. Tortori tenta dalla distanza con poca precisione, esattamente come quella che contraddistingue la girata di Casolla, bravo a districarsi in area, meno nell'indirizzare la battuta mancina. Padroni di casa che prima di andare in protezione del risultato ci provano con Valenti, l'uomo a cui ci si aggrappa spesso quando davanti le cose girano poco. Tiro alto al 73esimo imbeccato da Esposito, sassata mancina 6 minuti dopo, ancora disinnescata da Olivieri. A questo punto il notaresco passa la linea difensiva 5 di Licaxio, l'ultimo velleitario tentativo prima del triplice fischio che regala il rossoblù. Due settimane da vivere serenamente in attesa della ripresa che porterà allo sprint finale per i primi posti. E si sono incontrate due squadre innanzitutto valide, perché il Fano sta in classifica sotto, ma è una squadra del tutto rispetto. E una partita che si è giocata molto in maniera tattica al primo tempo, e tutte e due messe bene in campo, ci siamo un pochettino equivalsi per quanto riguarda il primo tempo, però poi secondo me è venuto fuori un po' di più la nostra capacità di voler vincere. E da quando siamo ripartiti dopo Porto d'Ascoli è cambiata l'aria, la squadra ha un altro tipo di testa, un altro tipo di mentalità. E un mese fa questa partita non l'avremmo mai vinta, e oggi l'hai vinta soffrendo tutti quanti insieme, giocando anche a sprazzi molto bene. E, ripeto, contro una squadra che secondo me sta lì sotto per caso, perché ha dei giocatori di valore, e mi ha fatto una buona impressione come è andata. Quindi oggi è una vittoria importante tra due squadre che sono delle squadre che devono fare un campionato di vertice all'inizio, e sono con degli organici importanti. Quindi è stata una bella partita tirata, l'abbiamo vinto meritatamente, credo, perché l'abbiamo meritata, e siamo contenti di questo, perché oggi la vittoria è troppo importante. Meglio essere delusi e stare in zona playoff. Purtroppo gli eventi hanno voluto che disputassimo un campionato, che lottassimo per la retrocessione. Un'ennesima partita, siamo qui a commentare l'ennesima partita dove comunque la squadra ha disputato, secondo me, una buonissima partita. Ci è mancato il gol, abbiamo creato due o tre situazioni. Credo, da un punto di vista del gioco, credo che il pari ci sarebbe stato addirittura stretto. La squadra ha provato a fare la partita, soprattutto il primo tempo, eravamo molto in palla, e forse quando hai quei 20 minuti, mezz'ora che sei in palla, lì devi affondare il corpo, e non ci è riuscito. E dispiace per i tifosi ancora una volta che ci hanno seguito. E ci aspetta un finale di stagione molto molto critico, però in queste situazioni bisogna affrontarle, perché la realtà è questa. Ci sono tante partite ancora a disposizione, abbiamo dimostrato che abbiamo dimostrato che possiamo far punti con tutti, così come perderli.